consueto appuntamento settimanale con Politica 2.0, la politica di oggi in prospettiva futura, la politica che naviga sul web, la politica che naviga con Twitter e Facebook. Oggi abbiamo ospite nei nostri studi l'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Cleo Licalzi, l'onorevole Giovanni Panipinto, parlamentare regionale del PD, componente della prima commissione affari istituzionali, primo firmatario di 12 disegni di legge, 30 interrogazioni parlamentari, un'interpellanza parlamentare, una mozione e 6 ordini del giorno. Diciamo pure che è anche sindaco di Bivona. E abbiamo anche Giusy Saverino, presidente di Amuni Sicilia, associazione che riunisce i Moderati Uniti, ex deputata regionale dell'UDC, e Toti Piscopo, direttore editoriale di Travel Nonstop, che è, a tutti ovviamente ringraziamo della presenza e della disponibilità. Partiamo subito analizzando alcuni dati. Secondo alcuni dati dell'assessorato regionale al turismo, nei primi mesi del 2015 si è registrato un aumento del 6% della domanda turistica nazionale e internazionale, e diciamo anche la previsione di crescita si prevede del 10%. Inoltre il valore aggiunto che può venire dai siti UNESCO, ricordiamo 7 materiali e 3 immateriali, può indurre ad una maggiore presenza turistica nella nostra regione, ma bisognerebbe gestire meglio l'accoglienza e andrebbero professionalizzate le risorse che a vario titolo fanno parte integrante della filiera del turismo. Assessore Licalzi. Allora, anzitutto siamo già ad agosto, quindi questo dato lo possiamo aggiornare, perché per una terra come la Sicilia, in cui sicuramente i mesi di luglio e agosto sono portanti, l'osservatorio sui dati di luglio è molto fondamentale per riuscire ad avere una lettura dell'incremento. L'incremento già si posiziona al 13% e in una stagione in cui continua a perdurare sul sistema nazionale e internazionale una generale crisi, quindi questo è particolarmente importante, ma nel mese di luglio per esempio noi abbiamo registrato il 13% in più dell'incoming turistico sull'aeroporto di Palermo, significa 24.000 nuovi sbarchi, sono numeri molto significativi, però la logica con cui stiamo procedendo nella programmazione turistica è in ottica di filiera, a noi interessa non soltanto andare a incrementare l'arrivo e quindi anche la ricettività dentro le strutture alberghiere e paralberghiere, ma anche incidere nei sistemi commerciali, manifatturieri, artigianali, in tutto quello che in qualche modo va a influire su un aumento generale del PIL regionale. Per poterlo fare bisogna agire in ottica di sistema, quindi noi siamo partiti dando una vision strategica al sistema complessivo e quindi non ragionando soltanto in ottica di turismo. Siamo arrivati a delle linee guida che sono state approvate dall'organo di governo regionale nel mese di marzo, sono diventate atto di indirizzo per la programmazione comunitaria che è di imminente avvio e poi costituiscono quell'ossatura anche di importanti provvedimenti normativi come quello dei liberi consorzi approvato, diventato legge nel mese di luglio, che assegna anche ai liberi consorzi precise compiti e funzioni di coordinamento della programmazione territoriale. Questo perché lo dico? Perché deve stare nella stessa logica la programmazione del turismo con la programmazione dei servizi essenziali, parlo di rifiuti, parlo di acque, parlo di mobilità, di infrastrutture, parlo anche di attività produttive, quindi di licenze che vengono date, non possono essere chiuse in sistemi autonomi di programmazione, ma la regia deve essere unica. Tu di Piscopo, da operatore diciamo che fa anche un costante monitoraggio delle dinamiche turistiche regionali, cosa ci può dire al riguardo? Beh, c'è da dire che dal mondo degli operatori turistici privati è chiaro che c'è un momento di grande interesse per queste attenzioni che stiamo vivendo. Non c'è dubbio che le iniziative avviate dall'assessore Licalzi vanno nella direzione giusta, insomma, dico per sua
capacità ma anche per sensibilità, avendo da sempre un po' recepito anche quelle che erano state le istanze che provenivano dal mondo imprenditoriale privato, insomma, no? Si sta dando un metodo che negli anni precedenti magari non c'è stato. È chiaro che nel settore del turismo si registrano tante e tanti di quegli anni di ritardo praticamente, che il recuperarli è ovviamente un'impresa non facile, anche perché non sempre e non tutti comprendono che il turismo è un settore trasversale per il quale, al di là dell'impegno che si può inserire, immettere a livello regionale, bisogna intervenire anche sui territori. Cioè anche l'ente locale deve compiere, deve fare una sinergia tra le varie. Beh, sai, adesso sinergia è un termine molto di moda, ma in realtà il problema diventa assolvere bene il proprio ruolo, certo, e la propria funzione, certo, che intanto è quella della cura del territorio. Non voglio fare ovviamente le citazioni che potrebbero apparire banali, che sono quelle dei rifiuti, insomma, ma quello è un problema, insomma. E noi, ribadisco, lo abbiamo sempre più detto, lo hanno raccontato, noi ne raccogliamo le testimonianze sulle nostre pagine online di Travel Non Stop, che quotidianamente informiamo, e nello stesso tempo gli operatori turistici ci informano di quelli che sono. La gente in fin dei conti cerca la normalità, il turista viene in Sicilia, ha un grande interesse per questa terra, e vorrei ricordare a questo punto, in questi termini, la grande esperienza che c'è stata proprio nelle settimane scorse con la presenza di Google in Sicilia, che non è un fatto casuale, perché Google è il secondo anno consecutivo che sceglie praticamente la Sicilia, il che vuol dire che noi abbiamo un livello di attrattività, appunto ad Agrigento, nella Valle dei Trempi, che abbiamo un'attrattività a livello eccezionale. Dobbiamo ora provare ad avere la capacità di trasformare l'attrattività in un fatto commerciale, e per questo non occorrono solamente i provvedimenti a livello regionale, che pur sempre sono fondamentali perché comunque il sistema va governato, ma quello che interessa particolarmente è che ognuno faccia la sua parte. Bene, qui abbiamo l'onorevole Panepinto, che oltre a essere parlamentare regionale del PD, come ho detto poc'anzi, è anche sindaco di Bivona. Il 22-23 agosto c'è la mitica sagra, la trentesima se non ricordo male, sagra della pesca di Bivona, e quindi anche occasione di anche promozione turistica, perché vengono da tutte le parti a seguire questa bellissima sagra. Onorevole. Per noi è l'occasione di presentare questa stupenda frutta che è la pesca, che ha avuto il riconoscimento dell'IGP, è anche l'ultima manifestazione del ministro Martina, è una delle poche IGP, quattro italiane sulla pesca, e la nostra è una pesca a polpa dura, quindi diversa da quella anche di altre produzioni nazionali. Ovviamente per noi la sagra è anche un modo per promuovere il territorio, che decliniamo insieme alla reistituzione del Parco dei Montesicani, in un contesto che vede anche un distretto turistico che segue con attenzione anche l'assessore Leoni Calzi, che è quello delle aree interne, che va, diciamo, fuori dai grandi circuiti, ma come diciamo noi l'ingresso è la Valle dei Templi, per poi arrivare a Bivona, all'eremo di Santa Rosalia, alla piazza di Nuovo Cinema Paradiso a Palazzo Adriano. Ovviamente stiamo parlando di un target particolare che magari arriva a dormire una notte, ma certamente anche il turismo, in quella logica di normalità e di crescita, con un governo complessivo del sistema che dicevano prima, che ha parlato prima di me, è un'occasione in più, perché comunque in questi anni il mio territorio, che è un territorio che, diciamo, di una ventina di comuni, dico mio perché è quello dove senso di appartenenza mi sento, come dire, un sicano ogni tanto viene a Palermo, è un territorio che ha anche investito, l'abbiamo fatto con la programmazione dei patti territoriali, 10 anni fa non c'era praticamente un posto letto, oggi ce ne sono abbastanza, e con un grande interesse anche dato da una necessità, il bisogno di creare occupazione e crearla valorizzando quello che sono, diciamo, le risorse naturali e gastronomiche di un territorio. Ecco, onorevole Saverino, perché
Presidente di Amuni Sicilia, innanzitutto cos'è questa associazione che unisce i moderati, cosa si propone e anche a livello di sviluppo proprio dal basso, sviluppo del territorio? Sotto. Abbiamo creato insieme a tanti amici un'associazione che vuole rimettere insieme i cocci di un mondo che è quello dei moderati, che non è da confondere col moderatismo, perché io sono una cattolica moderata, ma sono molto più arrabbiata di certi grillini, per cui le soluzioni che alle finali che cambiano rispetto alle arrabbiature dei grillini, per me le soluzioni non sono quelle di salire sui palazzi, ma è quello di cercare di trovare le risposte ai problemi in maniera seria, concreta, senza gridare alla luna, ma senza neanche fare false promesse. È un mondo che in questo momento è in grande difficoltà socio-economica e anche di rappresentanza politica. Tant'è che quando noi abbiamo organizzato delle iniziative, mi sono sentita chiamare e avvicinare da consiglieri comunali, attivisti e delle varie realtà locali siciliane che sono magari state elette con liste civiche proprio perché non si ritrovano nei contenitori attuali politici. Esatto, ma nell'ambito del centrodestra io percepisco molta fibrillazione all'interno di Forza Italia, ci sono delle anime che perennemente in conflitto tra loro. C'è la componente far riferimento all'ex ministro per le politiche agricole Saverio Romano, che continua a chiedere la dimissione del segretario regionale Gibino. Quindi riunire queste anime è un'impresa, a mio avviso, titanica. Per carità, dico, la verità, prego. È che c'è un grande deficit di rappresentanza di tutti i partiti. Stiamo vedendo la gestione che il PD con grande difficoltà sta portando avanti del caos Crocetta e della crisi socio-economica che la Sicilia sta vivendo a causa di questo disastro. Crisi di sistema politico, un partito serio in altri tempi avrebbe preso delle decisioni certe e invece qui abbiamo assistito a uno scambiarsi la palla da un lato all'altro del campo, prendere tempo. Tant'è che continueranno a vivacchiare probabilmente fino a fine legislatura. Il PD si è dimesso comunque. Sì, va bene, probabilmente lui aveva pensato che si andasse a votare subito, si era illuso e quindi voleva iniziare una campagna elettorale con maggiore questo protagonismo facile. No? Invece i suoi compagni di partito sono stati un poco più posati, o meglio, sono rimasti seduti un po' più comodamente e quindi questa legislatura andrà probabilmente a finire. Io mi auguro per la Sicilia di no, perché ho ascoltato le parole dei colleghi che mi hanno preceduto, che peraltro stimo personalmente perché li conosco da tanti anni. L'assessore Licalzi l'ha conosciuto nella sua veste di dirigente, di professionista, seria, competente, che però ahimè, si muove in un contesto di inefficienza e di incompetenza, per cui i suoi sforzi sono vanificati da tante altre inefficienze e incompetenze dei colleghi suoi, di una giunta che ha cambiato 38 assessori e quindi difficilmente può pianificare come sperava il direttore editoriale di Travel Shop che abbiamo appena sentito, e di una mancanza di programmazione che è nel fatto che i protagonisti cambiano ogni 6 mesi, 37, 38, perso il conto, 39, quanti sono gli assessori che si sono susseguiti, ma al di là di questo ci sono talmente tanti, io no, finita questa trasmissione dovrò recarmi nel mio territorio di origine, andrò a Licata, e ho l'imbarazzo che non so come arrivarci, perché se scelgo la Palermo Caltanissetta, esco a Caltanissetta, scelgo la Palermo Agrigento, ecco, sono 7 semafori, e anche, prego, devo dire, quindi non c'è solo un problema serio di trasporti, ma anche l'avere risolto soltanto ieri, in questi giorni, il problema dei consorzi ha portato a una crisi strutturale anche di alcune strutture recettive come l'aeroporto di Birgi, che ha sofferto per la mancanza di risposta e di certezza parte di un ente provinciale che
teoricamente non esisteva più, che era commissariato, e questo porta a un danno. Ha bene i problemi, diamo la parola all'assessore Licalzi. I problemi sono tali e tanti che non basterebbe una puntata. Prego, assessore. Prego. Una bella eredità che il mondo dell'onorevole Savarino ha lasciato, giusto? Sai, nel 2007 la disoccupazione che abbiamo lasciato noi era al 12,7%, oggi è al 22,7% e 43% giovanile, quindi i dati, il PIL era in crescita, certo, e adesso oggettivamente i dati sono parlano questi, e si leggono in maniera chiara. I fondi strutturali, diversi. Ma sai cos'è? I fondi strutturali, i fondi europei erano spesi tutti, e la dottoressa Licalzi lo sa bene, e abbiamo ottenuto anche 500 milioni di euro di premialità. Oggi lei sta faticando non poco per cercare di mettere toppe a chi l'ha preceduta, proprio perché invece già Renzi ci leva i fondi destinati dall'Unione Europea destinati alla Sicilia per finanziare il Jobs Act, che è servito soprattutto al Nord Italia. Stiamo parlando di un altro mondo, di tutto un altro mondo, purtroppo. Diamo la parola all'assessore Licalzi per una replica. Allora, Savarino, mi tocca sul vivo, perché da ex coordinatore del nucleo di valutazione io ho fatto i rapporti di valutazione di come sono stati spesi i fondi strutturali in precedenza. E purtroppo qua cadiamo in un equivoco grandissimo: se è più importante aver speso tutti i soldi o averli speso operazioni che dimostrano un'efficacia. E allora anzitutto la premialità non era una premialità ai sensi dei regolamenti comunitari, era un anticipo che veniva confermato, tant'è vero che è stato confermato per tutte le regioni d'Europa, quindi era il meccanismo che era differente. Sull'efficacia devo dire che per esempio nel settore del turismo tutta la spesa compiuta nel 2000-2006, nel 2007-2013 ancora peggio, è stata tutta frammentata, e le misure in capo al Dipartimento Turismo erano di riqualificazione urbana, quindi facevamo caditoie, marciapiedi, opere importantissime, ma che certamente non sono efficaci per lo sviluppo del turismo. Sono rimaste in Sicilia però, tutto il resto. Questi fondi. Noi parliamo di efficacia della spesa, non di dove resta la risorsa. La risorsa rimane in Sicilia ugualmente, perché sul 713 la partita che stiamo giocando è sul piano parallelo, e questo riguarda tutte le regioni dell'obiettivo convergenza. Piano parallelo che viene chiamato con una locuzione che non uso perché chiaramente è molto difforme dal suo significato, viene chiamato piano di salvaguardia. Allora, già il concetto piano di salvaguardia sembra che sia un exit strategy da usare le risorse, invece è stato una decisione di definanziamento che è partita da Bruxelles, per cui si è diminuita la quota di cofinanziamento complessiva. Questa deve essere utilizzata per un piano parallelo di sviluppo e di incremento, non certamente per coprire spesa corrente. Bisogna essere un pochettino però corretti nell'informazione. Noi ereditiamo, lo ha detto a fine luglio intervenendo in commissione bilancio il procuratore della Corte dei Conti, siamo indebitati dal passato in una maniera che incide strutturalmente, e oggi paghiamo le conseguenze forse di un utilizzo appieno delle risorse comunitarie, ma un utilizzo a vuoto delle risorse comunitarie. Forse averli avuti disimpegnati prima ci avrebbe dato prima l'enfasi per cominciare a spendere soldi. Noi oggi ci siamo dotati di una vision strategica su cosa vogliamo fare. In quella vision strategica ci sono, che questo documento di indirizzo che dicevo prima, che abbiamo consegnato a Bruxelles e che ha ricevuto da Bruxelles il plauso, per cui noi nel mese di agosto con un'accelerata approviamo il documento di programmazione 14-20, che fino a qualche mese fa si pensava dovesse essere rimandato al 2016. Cosa ci ha premiato Bruxelles? Avete finalmente scelto. Non si può fare l'investimento a pioggia, non si possono dare risorse a tutti, e tutti i territori, tutte le micro particelle di territorio siciliano sono oggetto di politiche del turismo isolate. Tutta la Sicilia è turisticamente rilevante, ma le scelte devono evitare il finanziamento a pioggia. Io mi trovo a dovere quotidianamente invertire la tendenza. È chiaro che per una situazione che è abituata a un poco a tutti è meglio, però chiaramente non produciamo risultati, e poi metterli a sistema, perché le infrastrutture, si è detto prima, è sotto gli occhi di tutti che la rete infrastrutturale della Sicilia è non solo inadeguata, è sicuramente con uno stato di degrado diffuso, ma non è un discorso emergenziale, ma non collega i punti che sono necessari. Allora, io ho lavorato su un piano, sul piano di mobilità turistica, insieme al Ministero, con cui stiamo andando a
connettere i sistemi produttivi, i sistemi che ci portano turismo. Non è soltanto intervenire su quel pezzo di strada che non funziona, che sicuramente è fondamentale, quello rientra nei servizi essenziali da dare a una comunità, perché dobbiamo distinguere quello che mi produce turismo a quello che mi produce diritto costituzionale di servizio alla nostra comunità, di mobilità all'interno del territorio. Essenziale, essenziale, ma questo non produce sviluppo economico. Le due cose spesso si interfacciano e vanno fatti con piani strategici. Io ho visto nel passato l'emergenzialità, non la visione strategica. Prego. Ha ragione in alcuni non vorrei fare un botta e risposta di cosa anche perché non voglio sacrificare gli altri ospiti. È vero che la situazione è disastrosa, che c'è un debito pubblico che la Banca d'Italia nel suo ultimo report ha quantificato in 8 milioni di euro, ma ha anche detto che su questi 8 milioni circa 3 milioni sono frutto della gestione Crocetta e per il 50% del precedente debito frutto della gestione Lombardo con al governo anche in gran parte il PD, per cui stiamo parlando di una situazione ereditata di cui però c'è molta responsabilità e l'incremento è certamente assoluta responsabilità del governo Crocetta. Questo va, posso io, perché visto l'abbiamo onorevole Panepinto, lei può. Grazie. Ne ha facoltà, direi, no, in aula. Io ho grande stima e simpatia per l'onorevole Severino. Ricambiato. La questione però rischiamo di buttarla su chi, cercando una responsabilità. No, che sono dati obiettivi, no, vanno letti. Obiettivi, la Sicilia a un certo punto, per anni e anni di un governo di cui i moderati se ne sono fatti carico per intero, ha creato un sistema dove la spesa pubblica serviva sostanzialmente a creare consenso e non creare sviluppo. E i numeri su questa cosa sono inoppugnati. Non c'è dubbio che poi ci sono gravi responsabilità quando di gestioni riducono, passate. Si riducono non le dubbio. Risorse pubbliche, la grande spesa pubblica di un indebitamento continuo e costante e di un, come dire, di avere affollato forse eccessivamente anche il numero dei dipendenti regionali, il numero delle partecipate, la legge 2 del 91. Queste sono state scelte politiche. Politiche. Non è cosa. Se in Sicilia negli anni della Cassa del Mezzogiorno, quando io ero agli albori della mia professione, si facevano delle scelte in Sicilia non dovevano lasciare assistenzialismo. Non si dovevano creare dei poli industriali, ma il lavoro era solo quello pubblico, regione, comuni, diciamo provinciali, così. Diciamo Oggi, non avendo uno sviluppo, diciamo, gli amici tra virgolette di quel sistema, di quel centro-sinistra di allora, crearono l'ultimo Stato socialista dove tutti dovevano essere impiegati dello Stato. Ora quello che voglio dire qual è? Ci fermiamo un attimo e ripensiamo, perché la questione è molto più complessa. Noi siamo dentro un sistema europeo, siamo dentro un sistema di una crisi generale. Per cui se alla fine tutto lo dobbiamo leggere rispetto se è più responsabile Lombardo o responsabile Crocetta, no. Io ritengo che su questa stagione ci siano grandi responsabilità, su quella precedente ancora ce n'è probabilmente di più, ma è la mia parzialità a doverlo obiettivamente, dire. Obiettivamente, chi viene eletto non si fa anche, diciamo, si carica l'onere anche di, come dire, di avere un'eredità. Ma io ritengo non ci è sia che la perché è facile dire io sono arrivato ora, io non c'entro però niente, è anche io facile. Sono arrivato ora, vedo le cose non funzionano e sì, mi adopero affinché però dico, con il sistema cambi. Non mi sta bene nemmeno che chi in qualche maniera, non è il caso, non lo sa dire, ma che ha usato una degenerazione nel governo della cosa pubblica, oggi si rifà una verginità e prova a trovare in Crocetta responsabilità. No, io dico che Crocetta ha tante responsabilità, attenzione. Quello che si vuole. Oggi l'ultima battuta, noi abbiamo bisogno di ripensare come questa Sicilia. Fermiamoci un attimo, io così colgo l'occasione. L'assessore Ricalzi, ho visto che c'era la bozza di programma. Fine ottobre ci sarà una tre giorni, una summer, school summer, io l'inglese ho difficoltà sullo sviluppo locale. Riparliamo di questa Sicilia, di come la vogliamo ricostruire, come la mettiamo sopra, con le risorse date, con il fatto che comunque il mondo è cambiato ed esattamente vediamo se facciamo ripartire quella Sicilia che nonostante la crisi, nei numeri che dava l'assessore, prima il direttore di questo importante giornale e quello, diciamo, il suo osservatorio, questa Sicilia comunque continua ad avere una occasione che è il turismo. Potremmo parlare di agricoltura biologica, io credo che dobbiamo fare le infrastrutture. Però per un attimo fermiamo, perché poi alla fine... Sai che cosa c'è, Giovanni?
che perché comunque non so quanto si voterà, ma credo che io non sono l'avvocato di nessuno conosco bene, perché le rimproveravo, le responsabilità anche delle gestioni che io in qualche modo ho supportato dalla maggioranza, perché non ho mai avuto ruoli di governo, ma so anche le parole di alcuni, il presidente Lombardo, che diceva la Sicilia in qualche modo era stata rimessa in carreggiata, era come una macchina che era stata rimessa in carreggiata nella gestione 2001-2008. Io per poter salire su una macchina che cammina la devo fermare, salire e mettermi alla guida e rimetterla in moto. E questo ha fatto Lombardo, l'ha fermato la Regione Siciliana, ci è salito sopra e poi ha avuto le difficoltà che sappiamo. Crocetta, mutuando ancora questa metafora, secondo me non ha neanche saputo inserire le chiavi della macchina, della cosa. Ci auguriamo che il prossimo presidente della regione abbia almeno la patente, perché il rischio è oggi di presentarci domani e avere davanti un ritorniamo presidente sull'ambito del turismo. Voleva replicare qualcosa l'assessore? Sta giustamente fotografando una situazione, ma io penso che stiamo dicendo tutti la stessa cosa. Noi ereditiamo una situazione di assenza di strategia, e in cui il debito pubblico, di cui le diverse scelte che si sono succedute sono responsabili anche nell'avere fatto esplodere il sistema pubblico. Noi abbiamo una Sicilia che si è resa imprenditore di tutto, e questo è un errore. La pubblica amministrazione deve creare l'opportunità perché vi sia la libera impresa. Noi non abbiamo creato da una parte l'opportunità e dall'altra parte abbiamo trasformato un'aspettativa in un qualcosa che non ha una soluzione stabile. Bisogna guardare, secondo me, fondamentalmente al futuro, anche richiamando la finalità di questa trasmissione. Io volevo anticipare un evento che faremo a fine settembre, un evento di carattere nazionale e internazionale, perché abbiamo richiamato anche testimonial esteri, lanciando il turismo digitale. Cioè, la Sicilia si pregia di essere, per quanto riguarda l'Italia, la prima regione per la reputation online, cioè è la prima regione ricercata online. Questo non significa che è la destinazione turistica prevalente. E allora bisogna ragionare, ragionare un attimino su quello che è reputation online. Reputation online funziona anche rispetto ai servizi che poi noi sappiamo dare, perché se il turista a distanza vede una Sicilia meravigliosa, poi vi trova che dall'aeroporto di Palermo fino a Città di Palermo c'è la ola dei rifiuti che l'accoglie, è chiaro che non si può strutturare. Allora, per far uscire fuori questo, noi faremo una o due giorni sul turismo digitale con importantissimi soggetti. Sarà presente anche l'amministratore delegato di Google, con cui stiamo facendo dei progetti. Questo mi collego a quanto è stato detto prima su eventi e la Valle dei Templi. Non solo non li stiamo sfuggendo, ma li stiamo mettendo a sistema e li stiamo attirando perché vengano fatti. E definiremo una strategia per investire nelle competenze ai nostri giovani, perché il vero problema in questo momento, sono stati consegnati a luglio i dati Svimez, in questo momento abbiamo sotto gli occhi qual è il peso della povertà, della disoccupazione giovanile, e che sono numeri che non possiamo più ignorare. Quindi noi dobbiamo pensare a creare sviluppo e a creare però quelle competenze, quella formazione che è funzionale a dare posti di lavoro. Quindi noi investiremo parecchie decine di milioni che prenderemo dal pacchetto di garanzia giovane per andare a creare in queste figure emergenti che stanno attorno a un turismo chiaramente in senso allargato, un turismo comunque che investe molto in nuove tecnologie, per creare nuove imprese nei giovani, quindi riscattarli da quello che oggi sono due i problemi giovani: da una parte la sfiducia, quindi preferiscono andarsene fuori che non aspettare un lavoro che qua non abbiamo più, e dall'altra parte l'impossibilità di creare impresa per le esigenze strutturali che abbiamo. Stiamo agendo su questo a breve. Una nuova strategia per il turismo siciliano che guarda al settore in un'ottica di filiera, magari puntando a una migliore comunicazione del brand Sicilia, stimolando l'attivazione di collegamenti aerei diretti con l'isola. Io anni fa sono stato, volevo andare in un'isola minore nostra siciliana, nella settimana di Ferragosto, e mi avevano, tutto il pacchetto si aggirava intorno a 1000 euro. Okay? Io lo stesso periodo non sono andato più, sono andato a Palma de Mallorca con mezza pensione una settimana. Nella settimana di Ferragosto ho pagato 350 euro, quello che ho risparmiato l'ho lasciato a Palma de Mallorca.
per dire, una politica che attrae i turisti anche facendoli venire a prezzi scontatissimi, collegamenti, perché noi siamo penalizzati dalla nostra insularità. Quindi noi, diciamo, l'elemento tra virgolette negativo deve essere trasformato in positivo, e quindi sono i collegamenti l'arma vincente. No? Allora, questo è fondamentale. Come ho detto, bisogna leggere i collegamenti, il sistema di mobilità complessivamente, però bisogna avvicinare la domanda all'offerta. Fino adesso si è ragionato, la Sicilia è bella, chi vuole ci arriva. Esatto, e non si è fatto un discorso di sinergie. Io ho costituito, io non ho i trasporti, perché i trasporti sono nella delega delle infrastrutture, sì, ma i trasporti sono parte integrante, la mobilità di quello che è un ragionamento programmatico. Certo. Quindi io ho costituito un tavolo con tutti gli aeroporti per aumentare la forza negoziale nostra nei confronti dei vettori aerei. Non sono le compagnie aeree che devono decidere da quali paesi si arriva in Sicilia, ma è la Sicilia che deve avere le idee chiare di quali sono i mercati per cui punta. Per cui noi siamo andati ad avvicinare alcuni mercati con dei voli diretti come Palermo-New York, Palermo-Seul, oppure avvicinare il mercato per esempio del Nord Europa, del Brasile, con degli educational tour che io ho organizzato come strumento di marketing del territorio, quindi invitando gli operatori turistici di quei luoghi e invitando la stampa specializzata di quei luoghi, e quindi andando immediatamente a creare un posizionamento della nostra offerta competitiva in quei mercati. Ed è fatto sì che il volo Palermo-New York da settimanale è diventato bisettimanale. Il vettore aereo mette l'aereo se l'aereo si riempie. Per riguardo ai collegamenti, abbiamo lavorato con una serie di iniziative di promozione e comunicazione, e oggi volare nelle isole minori, con tutto che continuo a dire chiaramente, incide molto il costo, ma non incide più in quella misura che esiste. L'altra cosa su cui stiamo lavorando è aumentare il tempo medio di permanenza. Questo abbatte l'incisività del costo del volo per poter arrivare. Quindi stiamo puntando su turismi come il turismo relazionale, che integra. Un'altra cosa che mi pregio di dire, perché era la critica che facevo da cittadino: ma perché la Sicilia la promuoviamo quando siamo in Sicilia? Io mi ricordo tutti quei cartelloni offensivi che ci pubblicizzavano la Sicilia quando il turista era già arrivato in Sicilia, lo pubblicizzavano a me, la cui bellezza è la Sicilia, ti devi guardare attorno per non vederla. È partita nel mese di giugno e durerà fino a tutto ottobre, quindi destagionalizzata, una campagna di comunicazione che va ad Amsterdam, a Berlino, a Parigi, a Londra, cioè nei posti dove oggi ci sta il turista internazionale perché scelga la sua vacanza, e va negli hub internazionali del turismo. Quindi significa che va a Malpensa, Orio al Serio, a Linate, ecco, in e questa Fiumicino. Prospettiva la partecipazione alle borse, alle fiere, sì, vabbè, chiaramente bisogna fare non lo vedrà, non, cioè, qui, non quando si è già arrivati, cioè, in Sicilia. Dico, in prospettiva, ecco, in quest'ottica la partecipazione alle borse, fiere, dovrà essere programmata e organizzata al fine di presentare al mercato nazionale e internazionale la Sicilia come prodotto integrato, senza frammentare l'offerta turistica in piccole realtà territoriali che non hanno, diciamo, un impatto significativo. Quindi ha una logica questa. Giustissimo. Così abbiamo fatto, c'è un piano di propaganda che già va a posizionare tutto il sistema delle fiere, in cui abbiamo fatto un'analisi costi-benefici di quali sono le fiere in cui ci interessa essere presente e quelle che non ci interessa. E poi ho stabilito sin dal mio insediamento una direttiva che inizialmente ha creato qualche mal di pancia, ma poi ci sta dando dei risultati molto positivi. Non si può andare con tanti stand nella stessa fiera frammentando l'offerta della Sicilia. Lo stand della Sicilia è unico, poi ospita dentro le diversi pacchetti turistici, diverse destinazioni turistiche che trovano. Diciamo, ce lo siamo dimenticato il periodo in cui alla BIT di Milano la stessa regione si presentava frammentata in più stand, e poi c'era lo stand del Comune di Palermo, lo stand del Comune di Bivona, lo stand del Comune di Agrigento, e noi disperdevamo, viene messo tutto uno. E devo dire che forse con quei soldi abbiamo speso spesa comunitaria, perché i stand venivano fatti, ma io non credo che sia una buona spesa. Oggi spendiamo un ventesimo e però abbiamo un'unica offerta competitiva. Dopo di ciò, nello stand della Sicilia vengono ospitate le diverse realtà. La realtà dei Monti Sicani è una realtà, come diceva il sindaco Panepinto, io lo chiamerò ancora sindaco sempre perché l'ho conosciuto da sindaco, è una realtà ben precisa di un pacchetto turistico che però si posiziona nel mercato internazionale, se si posiziona come Monti Sicani Sicilia, non come Monti Sicani in assoluto. Diciamo, questo dobbiamo la promozione del promuovere. Turismo e dei beni culturali in Sicilia deve andare di pari passo e deve essere coordinata con le politiche portate avanti dai comuni sul territorio. In particolare bisogna, a mio avviso, cambiare rotta rispetto al passato.
Credo che sia necessario mettere in campo un nuovo approccio rispetto all'utilizzo del programma comunitario 2014-2020, no? Con le linee di indirizzo, questo abbiamo fatto. Le linee di indirizzo dettano una vision strategica per il 14-20, ma anche per il DIPEF, quindi per tutti gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, in cui anzitutto questa dicotomia tra turismo e beni culturali che noi abbiamo dal punto di vista strutturale, perché per legge che diciamo, sono previsti due rami dell'amministrazione differenti, li abbiamo fusi in un'unica identità programmatica. Io e l'assessore Purpura non abbiamo un programma d'azione distinto, non abbiamo una misura distinta. Da esperto di fondi comunitari mi piace dire che non interessa più qual è l'assessorato che emette la misura o è responsabile di quel centro di spesa. È sbagliato pensare quante sono le risorse destinate al turismo. Io dico sempre a suoi colleghi giornalisti, al turismo o al Dipartimento Turismo, che sono due concetti differenti. A me non interessa che li gestisco nel Palazzo di Vino Tarbartolo, a me interessa che siano direzionati al turismo. Le risorse per gli alberghi, che sono attività produttive, per i porti turistici, per le infrastrutture ferroviarie, sono turismo, anche se non gestisco io. Ma se noi non gestiamo le misure per lo sviluppo, insieme a quelle per la formazione, quindi per la creazione di competenze, che ce ne facciamo se produciamo due cose differenti? Allora, questo documento di indirizzo mette in un piano trasversale la politica strutturale che vogliamo portare avanti e poi va a costruire un sistema che cercherà di avere un sincronismo nella produzione dei bandi, perché quindi con una programmazione partecipata e possibilmente una devoluzione di responsabilità ai territori. Noi abbiamo inserito nella legge di stabilità approvata nella notte fra il 30 aprile e l'1 maggio una innovazione legislativa unica che ancora dobbiamo mettere, diciamo, alla prova, ma che non ha nessuna regione. Abbiamo riconosciuto la possibilità che i territori organizzati siano organismo intermedio, quindi un piccolo dipartimento di programmazione a cui viene ceduto la cosa. Questo per premiare sistemi che da anni lavorano in programmazione partecipata e hanno dimostrato una capacità di lettura del territorio che sotto una vision strategica della regione può dare i frutti. Quindi non tratteniamo tutto in regione pensando in questo senso di dire la responsabilità deve andare ai sindaci, deve andare a chi legge il territorio, in una logica però complessiva che tenga. Bene, siamo proprio in chiusura. Noi ringraziamo l'assessore Licalzi, l'onorevole Panepinto, l'onorevole Saverino, il nostro amico editorialista. No, editorialista, direttore editoriale, mi correggo, direttore editoriale di Travel No Shop, Totti Episcopo. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con Politica 2.0. Vi rimando alla pagina di Facebook per gli aggiornamenti e per qualsiasi contributo alle nostre future discussioni. Arrivederci.